Vi saluto con la pace del Signore, Dio ti benedica e che Dio ci benedica insieme nello studio della parola del Signore che oggi continueremo a fare eh, studiando il libro del Levitico. Come ho già detto nel video precedente, eh, questo capitolo, il capitolo 5, eh, lo stiamo dividendo in più parti. Questo che oggi ci accingiamo a fare è la terza parte. Eh, perché eh, parleremo di un argomento specifico eh, quindi se tu non hai visto gli altri capitoli o addirittura se vuoi iniziare questo studio dall'inizio basta che vai sul, sulla home page del mio canale eh, clicchi su playlist e poi si apriranno ovviamente tutta una serie di playlist tu devi cercare quella con scritto il libro del Levitico lì dentro troverai tutti i video dall'inizio fino a oggi che sono stati pubblicati di questo studio, se hai piacere, altrimenti continuiamo da qua, va bene lo stesso. Comunque sia, noi sappiamo una cosa, che la parola di Dio oggi attraverso questo eh, studio parlerà ai nostri cuori. Quindi eh, noi oggi avremo il nostro pane quotidiano. Quindi vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo benedire il Suo nome. Vogliamo pregare, che ne pensi? Facciamo una preghiera come ogni volta quando iniziamo uno studio, perché è buono è una buona cosa farlo. Anzi, anzi, io ti consiglio di farlo anche tu, eh, anche quando sei da solo. Non so, quando ti accingi a leggere la Bibbia, fai una preghiera. Ringrazia Dio, chiedi perdono, chiedi a Dio che, che prepari il tuo cuore, che parli al tuo cuore. Preparati prima di andare a leggere la scrittura, è una buona pratica questa. E poi sarebbe buono pregare anche dopo aver letto, perché magari leggiamo dei passi che ci invitano a un'esortazione, ci invitano a una rinuncia, ci invitano a, una... a un qualcosa e allora dobbiamo pregare per chiedere aiuto al Signore. Ecco, la preghiera non ci fa altro che renderci sottomessi all'autorità di Dio. Tutto qua, quindi è una buona cosa farlo. Lo facciamo anche questa, in quest'oggi. Va bene, quindi ti invito a chiudere i tuoi occhi e così pregheremo il Padre nel nome di Gesù Cristo, proprio come Gesù ci ha insegnato nei Vangeli. Alleluia. Dio Padre Santo, Dio nostro, ti vogliamo lodare e benedire con tutto il nostro cuore. Ti vogliamo glorificare, innalzare. Ti vogliamo santificare, vogliamo dirti che tu sei importante per noi, sei la cosa più importante per noi e sappiamo che noi siamo amati da te. Questo ci riempie il cuore pieno di gioia. Sappiamo che siamo custoditi nel palmo delle tue mani e questo ci dona sicurezza. Sappiamo anche che tu sei il nostro buon pastore e ci porti in verdeggianti pascoli e anche questo ci dà un senso di soddisfazione perché tu non ci farai mai mancare il cibo per ogni giorno. Noi ti ringraziamo, Padre Santo. E ti vogliamo pregare per questo studio che ora inizieremo a fare. Io voglio pregarti e noi insieme vogliamo pregarti per chiederti di parlare ai nostri cuori mediante la tua parola. Ti prego di benedirci in questa meditazione. Ti prego Spirito Santo, eh, facci capire cosa stiamo per leggere, facci capire cosa vuoi dirci, facci comprendere, rendeci un, un orecchio attento e un cuore sensibile ai tuoi insegnamenti. E grazie per quello che hai fatto fino a oggi, grazie per quello che farai oggi e grazie anticipatamente per quello che farai in futuro. Noi ci fidiamo di te, perché tu sei il nostro Dio che sei benedetto in eterno. E ogni grazia te la chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Ora ci accingeremo a leggere dei versetti. Andiamo ad aprire la nostra Bibbia nel capitolo 5 del libro del Levitico, leggeremo i versetti dal 17 al 19. La parola del Signore viene rivolta ai nostri cuori in questi termini. Quando uno peccherà facendo senza saperlo, qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, sarà colpevole e porterà la pena della sua iniquità. Presenterà al sacerdote come sacrificio per la colpa un montone senza difetto scelto dal gregge in base alla tua valutazione. Il sacerdote farà per lui l'espiazione dell'errore commesso per ignoranza e gli sarà perdonato. Questo è un sacrificio per la colpa. Quel tale si è reso... Si è realmente reso colpevole verso il Signore. Amen. Fin qui la parola di Gesù, e questo è, come abbiamo detto, è il secondo caso. Quindi ciò che stiamo ascoltando oggi sono delle violazioni accidentali di uno dei tanti divieti che Dio ha stabilito nella parola del Signore e la riparazione richiesta. È la stessa di quella descritta nel versetto 15 che lo leggiamo. Quando qualcuno commetterà un'infedeltà e peccherà involontariamente riguardo a ciò che deve essere consacrato al Signore, porterà al Signore come sacrificio per la colpa un montone senza difetto, preso dal gregge. In base alla tua valutazione in sigli d'argento secondo il ciclo del santuario, come sacrificio per la colpa. Ecco, questo è ciò che poi. Il, la persona colpevole, la persona che si è macchiata di questo peccato, doveva fare. Quindi come nel, questo l'abbiamo trattato nel video precedente, il sacrificio è uguale, prenderà un montone e quant'altro, abbiamo compreso. No? Quindi abbiamo capito da questo testo che abbiamo letto eh, poc'anzi, che se un israelita Usava impropriamente le cose dedicate a Dio, ovvero non dava a Dio ciò che gli spettava, si macchiava di una colpa. E questo esempio, questo, questo uh, tipo di peccato, io l'ho trovato in diversi uh, punti nella, della parola di Dio, in tre punti in particolare, anzi in quattro punti in particolar modo. Eh, dove ci fanno, eh, qui, questa è la teoria, quello che abbiamo ascoltato, eh, la colpa è questa. Ora andiamo a, andiamo a vedere che in mezzo al popolo di Dio c'è stato qualcuno che eh, si è macchiato di questa colpa, ma Dio ci, ce lo ricorda in altri punti. Ad esempio nel Levitico sempre nel Libro del Levitico al, al capitolo 27 il versetto 30 la scrittura dice ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore e cosa consacrata al Signore. Se ad esempio un agricoltore, un israelita che raccoglieva dei frutti degli alberi, quell'israelita sapeva che il decimo, la decima parte di ciò che aveva raccolto era per il Signore, era consacrata per il Signore. Se non l'avesse consacrato per il Signore, quindi se lo fosse tenuto per sé, si sarebbe macchiato di questo peccato, di una colpa, cioè si è, si è appropriato di un qualcosa che spettava al Signore. Quindi macchiandosi di questo peccato poi avrebbe dovuto riparare con il versetto 15 che abbiamo letto nel nostro testo, il capitolo 5 del Levitico, quindi dovrà presentare un montone, dovrà presentarsi dal sacerdote nel tempio e poi dovrà restituire un quinto in più, un quinto in più di ciò che lui eh, eh, si era trattenuto. Eh, questo, eh, questo perché? Perché Dio voleva sensibilizzare ancora di più il popolo a dire che se sgarravano, se peccavano, il peccato gli doveva costare. Perché il peccato costa realmente, ci fa male. E, 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 e Dio ce lo fa capire in tutti i modi. Qui nell'Antico Testamento, gliel'ha fatto capire. In, in ogni maniera, in ogni lingua potremmo dire. Eppure questo popolo era un popolo dal collo duro, ci dice la parola del Signore. Ma non andiamo troppo lontano. Anche noi nel 2024 siamo un popolo dal collo duro perché, perché non tutti consacrano questa decima parte al Signore. Cosa dovremmo consacrare al Signore? Beh, c'è stato un tizio che ha detto... Che potremmo partire dal consacrare il nostro tempo, un decimo della nostra giornata. Cosa ne pensi? Se una giornata è formata di 24 ore, un de eh, la decima parte di, 20, di 24 ore quant'è? 2 ore e 40 stavo per dire 2,40 2 ore e 40, eh, ore e 40 eh, che dovremmo spendere per il Signore. Eh? Qui l'Amen, se fossimo in un, in un locale di culto, sarebbe pari quasi a zero. <ride> Perché? Perché oggi, come oggi, con tutte le cose che abbiamo da fare, gli impegni e, e quant'altro, spendere due ore e 40 per l'opera di Dio qualcuno direbbe: Ma io non ce l'ho tutto questo tempo. Anch'io lo potrei dire, garantito 100%. Eppure lo trovo. Ovviamente 2 eh, ore e 40 magari non li conto precise, però sicuramente un paio di ore li spendo ogni giorno per l'opera del Signore, tra pregare, tra leggere la Bibbia e studiare la Bibbia, tra andare a fare una visita, andare a predicare nella chiesa, non so, far, andare a fare la spesa a qualcuno e portargliela, fare qualche telefonata, ecco. Io come voi sapete sono impegnato in una chiesa, nella chiesa delle congregazioni cristiane pentecostali di Caltagirone e questo mi comporta un servizio. In più, in più io poi ho anche il canale YouTube dove mi comporta del tempo perché questo studio che io ora ti sto dicendo a te l'ho preparato ieri sera. Eh, quindi, ancora, eh, quindi studiare gli studi che faccio qui che non sono gli stessi studi che faccio nella chiesa di Caltagirone, sono diverse, perché lì sto seguendo un altro studio. Quindi anche lì preparazione per lo studio, preparazione in preghiera. Ecco, eh, l'uomo di Dio eh, è questo, ha deciso di, altro che decima parte, anche più di dieci, della decima parte, di donarla al Signore e usarla per la gloria di Dio. All'epoca dell'Antico Testamento se non, fa, se non facevano questo era peccato e quindi continuiamo. Ho trovato un altro esempio nel libro dell'Esodo al capitolo 34, il versetto 26. La parola del Signore ci dice porterai alla casa del Signore il tuo Dio le primizie dei primi frutti della tua terra. Qua parla dei primi frutti, non dei frutti, dei primi frutti, quindi appena che gli alberi di ulivo eh, iniziavano a, a produrre le olive, le primizie, quindi l'inizio, i primi frutti, dovevano essere portati alla casa del Signore. E lo stesso vale per eh, la prima cosa che abbiamo detto, no? per la decima della terra. Se la persona non consacrava questa parte, queste primizie eh, al, al, al Signore, commetteva un peccato e quindi doveva poi andarlo a riparare con un sacrificio. Grazie a Dio che il Signore eh, ci, ha fatto, ci ha dato sempre una soluzione a, alle nostre mancanze, ai nostri peccati. Un altro testo che ho trovato eh, si trova nel libro del Deuteronomio, capitolo 15, versetto 19. La parola del Signore dice così. Consacrerai al Signore tuo Dio ogni primogenito maschio che nascerà nei tuoi armenti e nelle tue greggi. Eh? Consacrerai ogni primogenito. Significa che la pecora è incinta. Sto facendo un esempio, non so se le pecore rimangono incinte però. Vabbè, la pecora è incinta, partorisce tre agnellini. Il primo agnellino doveva essere consacrato al Signore, quindi doveva essere sacrificato al Signore per l'opera di Dio. Se qualcuno non faceva questo, si macchiava di peccato. E tu, qua potrai dirmi, ma non è scorretto fare una cosa del genere, cioè io eh, fa, la pecora partorisce tre agnellini e io il primo lo devo dare al Signore, ma così me ne restano solo due, eh, ma questa eh, Dio lo ha fatto per un semplice motivo, perché questa si chiama fiducia nel Signore. Perché, se quella pecora ha partorito, è per la grazia di Dio. Se sono nati i tre agnellini, tu non li avevi questi tre agnellini, ti sono stati donati per la grazia di Dio. Quindi, se Dio ti dice dammene uno, consacralo per, per l'opera mia, è come se stesse dicendo tu fallo. Vedrai che io benedirò la tua vita eh? perché chi obbedisce è benedetto dal Signore, chi non obbedisce purtroppo non, non ha benedizione. Comunque, eh, se tu lo fai, abbi fiducia che io te ne darò altri cinque la prossima volta. Non ti preoccupare, io non ti lascerò, non ti abbandonerò, ma tu ti devi fidare. Quindi mi devi dare la prima parte di, questi, eh, di questo greggio. Eh, questo lo faceva Dio e lo fa ancora tutt'oggi, ora, ora entreremo in questo dettaglio, lo fa ancora tutt'oggi per aiutarci a sviluppare la nostra fede, la nostra fiducia in Dio, che è colui che ci provvede. Puoi dire amen insieme a me? Alleluia, gloria al Signore. L'ultimo esempio che l'ho trovato eh, si trova nel libro del Malach di Malachia. Tutte queste offerte erano destinate al mantenimento dei sacerdoti e, de e del culto e appartenevano di diritto al Signore. Malachia capitolo 3, i versetti che vanno dall'8 al 12. Qui è il Signore che parla. E fa un bel discorsetto e lo fa a loro e a noi l'uomo può forse derubare dio eppure voi mi derubate ma voi dite ma in che cosa ti abbiamo derubato nelle decime e nelle offerte voi siete colpiti da maledizione perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione? Ora ci dice pure: Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi, mettetemi alla prova in questo, dice il signore degli eserciti: Vedrete se io non vi aprirò le catarratte del cielo? E non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Per amor vostro, io minaccerò l'insetto divoratore, affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. Tutte le nazioni vi proclameranno beate perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti. Ecco che qui Dio ci va dritto a loro ma ci viene dritto anche a noi. Perché qua la, eh, Dio stava parlando al popolo di Israele e gli stava dicendo, eh, voi mi derubate. Perché il popolo di Dio derubava Dio? Perché non gli davano ciò che gli era dovuto, proprio come abbiamo letto nel nostro testo iniziale di questo studio, Levitico 5, versetti dal 17 al 19. Stavano derubando Dio di ciò che apparteneva a Dio e quindi si macchiavano di peccato e se non si ravvedevano, e se non offrivano il sacrificio col montone, quello che abbiamo letto eh, prima, rimanevano colpevoli. E qua abbiamo letto che Dio gli dice, voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate. E allora mi sono chiesto, come possiamo applicarlo alla nostra vita questo messaggio? E il motivo e l'applicazione è semplicissima, l'ho detto prima e la ripeto, noi siamo chiamati a dare al Signore, siamo chiamati, fratelli, sorelle, noi siamo chiamati a dare al Signore, dobbiamo dargli la nostra vita tutta, dobbiamo dargli il nostro cuore tutto. Dobbiamo dargli i nostri pensieri, tutto, ma poi entriamo un po' nei dettagli. Dobbiamo dargli il nostro tempo, come ho detto prima, 2 ore e 40 al giorno, <ride> giusto per, è giusto, sto facendo un'ipotesi. Ma dobbiamo dargli anche le, le nostre membra perché appartengono a Dio e dobbiamo usarle per la gloria di Dio. Cioè, in pratica, noi siamo chiamati a dare a muoverci, a, a fare delle cose pratiche per Dio, perché Dio ci ha chiamato a questo. Se non lo facciamo, eh, noi ne pagheremo le conseguenze, perché non può un cristiano non esercitare la sua fede facendo delle opere. L'Apostolo Giacomo riguardo a questo argomento dirà, la tua fede senza le opere, è morta, mizzica Giacomo, ci va proprio pesante. La tua fede senza le opere è vana, è inutile, è morta, non serve a niente. Ma io sono cristiano, dove sono le tue opere? Dove la tua consacrazione? Cosa stai facendo per l'opera di Dio? Stai donando a Dio il tuo tempo, la tua vita? Il tuo, le tue gambe, le tue braccia, le tue, la tua bocca, il tuo cuore, i tuoi pensieri, stai donando a Dio la decima parte del tuo tempo, la decima parte dei tuoi, dei, dei tuoi, dei tuoi ingressi economici, stai donando a Dio ciò che gli spetta? Questa è una domanda che devi rispondere solo tu e io non ti posso rispondere, io posso, io posso e devo rispondere sulla mia vita. Ma tu sei chiamato a rispondere per la tua vita. Sto dicendo queste cose solamente per farti riflettere, perché se c'è qualcosa che devi sistemare nella tua vita, io credo che lo Spirito Santo ti stia indicando cosa sistemare. Anche nel Nuovo Testamento il credente è esortato a dare a Dio parte di quello che ha ricevuto da lui. Ad esempio in Matteo capitolo 22 verso 21 Gesù disse loro, rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, le tasse, e a Dio quello che è di Dio, rendete, a Cesare li pagate le tasse. Allo Stato pagate le tasse, la pagate l'IVA, pagate le tasse comunali, pagate il 7:30, pagate le tasse eh, nel 2021, li paghi le tasse anche ora? oggi Sì, li paghi perché altrimenti sareste un esattore e sareste pure nel peccato. Quindi, li paghiamo le tasse? Sì, spero di sì. Però Dio, e Gesù dice: e Dovete dare a Dio pure quello che è di Dio. Ora, Dio non ti manderà mai una cartella esattoriale dicendole guarda, che questo mese non mi hai pagato eh, il tempo, non mi hai dato il tempo. Dio non lo farà mai, però sai cosa fa? Porta un uomo a predicarti un messaggio di ravvedimento, proprio come quello che ti sto predicando ora. Perché mentre che io sto parlando a te, lo Spirito Santo ti sta sussurrando all'orecchio e al cuore ciò che devi sistemare ciò che devi dare a Dio e sono ripeto e l'ho detto sono tante le cose che dobbiamo dare a Dio quindi io ti invito a prendere sul serio questa esortazione questo studio e magari ti potrebbe aiutare anche a prendere un foglietto di carta e scrivere quello che potresti dare al Signore giornalmente non settimanalmente o mensilmente giornalmente e poi iniziare a pregare chiedendo a Dio che ti aiuti nel mettere in pratica ciò che tu devi fare. Che ne pensi? Vogliamo iniziare già da adesso? Preghiamo il Signore. Alleluia, Signore Padre nostro, Dio mio, io voglio pregarti per questi miei fratelli per queste sorelle che stanno guardando e voglio pregarti affinché tu possa donargli la forza necessaria per poter iniziare a fare sul serio nei tuoi confronti. E questo io so che comporterà sacrificio, dovranno rinunciare a delle cose, dovranno fare dei sacrifici veri e propri, però io ho fiducia in te che tu li benedirai di una benedizione meravigliosa. Quindi ti prego, parla ai loro cuori, rivelagli cosa devono eliminare, cosa devono togliere, cosa devono dare a te. E poi guidali, aiutali, Signore, perché qualcuno di loro in questo momento sta, sta, sta realizzando questo, questo messaggio. Quindi io ti prego che tu possa aiutarli a metterli in pratica. Continua a rimanere con noi durante questa giornata, continua a parlare ai nostri cuori e ogni grazia te la chiediamo nel nome di Gesù Cristo, benedetto con te in eterno. Amen. Dio ti benedica, buona giornata e che la pace di Cristo ti accompagni anche oggi. A presto!